Tali e quali, doppia stoccata di Apelue ad Alba Parietti. Sabato 28 gennaio è andata in onda la semifinale Tali e quali. La terza edizione del Varietà di Carlo Conti è riuscita a raccogliere ottimi ascolti. Nonostante la colossale sfida concepposta per te. In questa penultima puntata gli imitatori si sono esibiti con le loro performance. Pronti ad essere valutati dai quattro giudici del programma, Loretta Gocci, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Claudio Lauretta nelle vesti di Renzo Arbore. Come suo solito, Cristiano ha rubato la scena con un impressionante look, era infatti avvolto da un cappello verde adornato da un enorme fiocco. Inoltre, il cantautore non si è risparmiato nel dare giudizi taglienti ai vari concorrenti e ha anche lanciato qualche frecciatina nei confronti degli artisti da loro imitati. La puntata si è aperta con un'imitazione di Beijing dei Maneskin. Malgioglio ha commentato l'esibizione difendendo prima di tutto il famoso gruppo italiano dalle feroci critiche ricevute dalla stampa americana per il loro ultimo disco, Rush. Successivamente, ha ricordato l'imitazione della band fatta da Alba Parietti, avrei voluto molta più forza da voi. Ma il complimento che posso farvi è che siete stati molto più bravi di Alba Parietti che l'anno scorso li ha imitati. Stoccata, tanto per cambiare, alla showgirl piemontese. Nell'edizione di Tale e quale show del 2021 la Parietti e Cristiano si sono resi protagonisti di varie discussioni a seguito delle esibizioni della soubrette. A quanto pare, il contrasto tra i due continua. Più avanti nella serata, un concorrente ha imitato il leader dei Litfiba, Piero Pelù, con la sua canzone Sanremese Gigante. Anche questa volta, il conduttore di Mi Casa e Stu Casa ha colto la bala al balzo per lanciare un piccante commento nei confronti del cantautore. Parlando con l'imitatore, queste sono state le sue parole: comunque sei più bello tu. Una battuta ironica, ma che non è passata inosservata e ha scatenato ulteriori ironie sul web. Nel frattempo, sui social in molti hanno ricordato l'esibizione a Sanremo di Pelù sulle note di questa canzone. Allora, il 60enne toscano andò virale per aver finto di rubare una borsa a una signora del pubblico mentre cantava. A quanto pare, quel gesto è rimasto impresso nei telespettatori che hanno commentato su Twitter quel famoso momento trash. Miki, et Miki Spillatea, Januari 28, 2023. Vedendo un'imitazione di Piero Pelù è impossibile non ricordare il grande Fabrizio Frizzi. Il conduttore aveva partecipato ad una delle prime edizioni del Varietà e aveva lasciato il segno con la sua performance di Regina dei Cuori dei Litfiba. Proprio per questo, nello studio che porta il suo stesso nome, è stato inevitabile citare Fabrizio per ricordare lui e la sua grandiosa imitazione. Anche sul web, in moltissimo hanno reso omaggio al presentatore. Tra i tanti tweet è spiccato quello dell'ex moglie di Frizzi, Rita Dalla Chiesa. La figlia del generale ha così ricordato l'ex marito, di Piero Pelù c'è stato solo lui, Fabrizio Frizzi. Trage de mine caracterul meu de fier, că baie ploaie vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și zice du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva, închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.